Scott Pro Guide 89, la nuovissima proposta Scott per l'alpinismo e il freeride. Uno sci leggero per portarti più velocemente in zone remote, più curve e neve fresca, con un raggio di 19 metri e 89 mm al centro, nella lunghezza di 176 cm. Costruzione in sandwich sidewall elliptic, con un'anima in legno di paulonie, fibre di carbonio e aramide e rinforzi in alluminio. Gli sci hanno un profilo Pro Tip Rocker. Il Pro Guide della Scott è veramente leggerissimo, è sicuramente uno sci da sci alpinismo, è molto leggero, ottimo per pellare. In discesa invece l'ho trovato molto morbido, giocoso, divertente, forse perfetto per chi si approccia allo sci alpinismo o per uno sciatore medio. Principalmente questo sci lo userei per andare a fare escursionismo con le pelli e ti porterà sicuramente molto lontano, potrai fare tanti metri di dislivello, anche se ha una larghezza sotto il piede minore rispetto agli altri sci che abbiamo testato oggi, galleggia molto bene, molto preciso e ti dà delle belle sensazioni. Adatto sicuramente a un pubblico maschile e femminile, tutti e due. Leggero, devo dire, mi ha sorpreso. Uno sci da pista sotto i piedi, nel tritato non ti abbandona mai, tiene in fresca galleggia, non pesa nulla, sembra di non averlo nei piedi, ma allo stesso tempo è come avere una putrella quando sci. Uno sci incredibile e azzeccatissimo l'uso del carbonio, che lo rende leggero ma elastico il giusto. Io lo comprerei, è uno sci pazzesco, sono rimasto completamente folgorato. Direi uno sci azzeccatissimo, assolutamente, bello, performante, è un'ottima stabilità e un'ottima inversione su tutti i raggi di curva e con un peso che per lo sci alpinismo è assolutamente ideale. È uno sci che perdona e ti porta a carattere fino alla fine, ti supporta sempre e qualche volta ti aiuta anche. Ottimo sci. Uno sci che mi è piaciuto un sacco, un bello sci, ha una buona struttura nonostante tutto, rimane piuttosto leggero, è intuitivo, maneggevole e preciso durante tutta la fase di curva, buono anche in uscita, la coda sostiene bene, pecca un po' magari in galleggiabilità. Però uno sci che comprerei e mi sentirei di consigliare, diciamo, a un pubblico esperto, sciatori esperti. Sci che non disdegna assolutamente le alte velocità, leggero, facile, veloce, adatto ad un utente medio, esperto, che vuole uno sci per pellare, anche lunghezze abbastanza importanti, ma vuole uno sci facile, molto divertente nel misto. Unico appunto da fare è un po' la poca reattività tra una curva e l'altra.